nell'auditorium Giuseppe Capograssi dell'Agenzia di Promozione Culturale si è tenuto un incontro per ricordare la figura e l'opera di Giuseppe Bolino a 30 anni dalla scomparsa. È stato presentato il volume Giuseppe Bolino di Ezio Mattiocco. Io sono stato amicissimo di Giuseppe Bolino nei primi anni della nostra gioventù e siccome ero uno degli ultimi che l'hanno conosciuto e conosciuto bene e faccio il mestiere, lo sapete. Lei scrive. Scrive, ecco. E allora ho creduto opportuno, mio dovere, fare questo volume, che è essenzialmente una bibliografia di Giuseppe Bolino, questo è. Bolino fu politico insigne di Sulmone e dell'intero Abruzzo. Quelli che lo hanno conosciuto ricordano la sua integerrima onestà culturale. E diciamolo, uomo di cultura e di grande valore nelle file dell'allora Democrazia Cristiana. Fu presidente del Consiglio regionale, ma si interessò a fondo dell'Abruzzo interno e della sua città, che amava moltissimo, Sulmona. L'ala nuova dell'ospedale reca il suo nome, così pure il palazzetto dello sport di Roccaraso. L'auditorium era pieno, presenti molti amici ed anche giovani che forse non l'hanno conosciuto, ma ne hanno sentito parlare e ne hanno studiato l'opera. Un gigante di un'altra stagione che ha avuto la grande cultura della programmazione, la consapevolezza del senso del limite e una grande idea della democrazia. Era una persona culturalmente a tutto tondo, cioè ha sempre, direi, condito con la cultura, la sua cultura, tutto ciò di cui si è occupato. È sicuramente una cosa sterminata, proprio considerando pure la sua età, il suo periodo di maggiore attività, che ci lascia per sorpresi a 30 anni dalla scoperta, dalla morte lo riscopriamo nuovamente. E questo libro veramente dà un bel contributo alla giusta conoscenza di un illustre abruzzese. In Sulmona compì gli studi primari associati ad una rigorosa educazione cattolica. Guidato da una precoce passione libertaria, fu tra i partigiani combattenti. Arrestato a Bussi nel 1943 dalle SS, fu incarcerato a Regina Coeli, ma riuscì a scampare alla condanna a morte. Continuò gli studi laureandosi in lettere all'Università La Sapienza in Roma. Iniziò allora la sua brillante carriera come docente e poi come preside ed infine docente all'Università di Chieti. Scrisse molto e contribuì alla Costituzione della regione Abruzzo che proprio in quegli anni, insieme ad altre regioni, si avviava ad essere un ente territoriale. Chi vi parla conobbe Bolino, ne fu amico, anzi ne sono amico. Ciò che ricordo e che mi ha lasciato dentro un insegnamento profondo fu la sua grande onestà culturale. Non ha mai illuso nessuno e non ha mai promesso ciò che sapeva di non poter mantenere. Quelle cose che ha fatto, le ha fatte per l'intera comunità abruzzese. Un giorno molto importante, oggi a 30 anni dalla scomparsa del professore, vorrei ricordarlo come uomo delle istituzioni, primo presidente del Consiglio regionale di questo nostro territorio, di questa nostra città, che tanto ha dato nel suo patrimonio di pensieri, di cultura, di espressioni e di politica alla nostra regione Abruzzo. Lo voglio ricordare oggi a nome della città di Sulmona e quindi sono molto contento di questa presentazione e quindi un ringraziamento anche al professor Mattiocco, perché ci dà uno spunto oggi per aprire una serie di riflessioni a lui tanto care. Voglio ricordarlo come colui che ha permesso la realizzazione dell'ala nuova del nostro ospedale, oltre ad essere uno dei padri dello statuto della nostra regione. Quindi quei temi trattati all'epoca sulla sanità, sul lavoro, sul mezzogiorno, sullo sviluppo dell'Abruzzo, sono temi attualissimi di cui oggi noi dobbiamo fare tesoro e portarli avanti nella nostra vita amministrativa. Giuseppe Bolino è una di quelle figure che hanno lasciato il segno su questo territorio, hanno lasciato il segno in campo politico, ha lasciato il segno in campo culturale perché i suoi studi, i suoi saggi che spaziano dalla filosofia alla storia alla sociologia e che sono stati pubblicati spesso sulle più importanti riviste culturali nazionali sono un utile punto di riferimento per le giovani generazioni, per gli studenti. In questa città ha lasciato ancora il segno perché è stato lui a riscoprire Giuseppe Capograssi, al quale tra l'altro questo auditorium è intitolato, e quindi da allora, ormai sono passati quasi 40 anni, Giuseppe Capograssi è stato celebrato degnamente nella sua patria che è Sulmona. Posso senz'altro dire che si tratta di un uomo di cui Sulmona deve essere
fiera per averla avuto, anche perché è stato il periodo migliore quello in cui noi socialisti, avendo deciso a livello nazionale di entrare in un centro-sinistra, raggiungemmo anche a Sulmona, grazie a lui, questo accordo, e fu il disegno della città. La città di oggi è stata disegnata allora, se ci ricordiamo per esempio che il gruppo Tea, che fu individuato in quel periodo, è ancora presente, e questo grazie anche alla sua...